150 anni dall'Unità d'Italia, una ricorrenza civile, una ricorrenza nazionale, una ricorrenza che accomuna tutti quanti i cittadini di questo paese, vecchi e nuovi. Una ricorrenza che, come tutte le ricorrenze, non deve soltanto farci riflettere sul passato, ma secondo me deve proiettarci sul futuro, o meglio, sull'idea che abbiamo di questo paese. E per capire o per definire un'idea di questo paese, forse la cosa più saggia da fare è vedere da dove si viene per capire che cosa si è e soprattutto per capire dove si vuole andare. Sotto questo punto di vista, ovviamente la storia, la letteratura, l'arte, le tantissime discipline che in Italia hanno trionfato e trionfano da secoli, alcune anche da millenni, sono un aiuto fondamentale. Sono un aiuto fondamentale per far capire anche ai cittadini di oggi che cosa vuol dire essere cittadini e che cosa vuol dire riconoscersi in una nazione. L'Italia fa eccezione rispetto a tantissimi altri stati, perché qui è nata prima la cultura nazionale che nell'unità politica. È un fatto che lascia sconvolti non soltanto gli intellettuali italiani di ieri e di oggi, ma anche quelli degli altri paesi. L'unità linguistica che già Dante cantava, definendo l'Italia il bel paese dove il sì suona. Cioè lui accomunava tutti quanti i residenti in Italia, i residenti che, come dire, i cittadini, le persone che abitavano in quel pezzo di terra che andava dalle Alpi alla Sicilia, li accomunava dal fatto che dicessero sì per affermare un concetto. Quindi di fatto è uno dei primi tratti di unità di questo paese. E senza dubbio Dante è un modello a cui far riferimento, come sono modelli tutte quelle persone, non solo letterati, filosofi, artisti o scienziati, ma come sono modello tutte quelle persone che accomunano, che hanno il pregio di accomunare, di far sentire tutti quanti appartenenti a un'unica comunità che non è chiusa in se stessa, ma che è aperta anche alle altre, una comunità generale, una comunità nazionale. Cosa intendo quando dico che i modelli accomunano? I modelli fanno parte di noi, anche se non lo sappiamo. Quante espressioni della Divina Commedia sono entrate a far parte del linguaggio? Il galeotto fu, senza infamia, senza lode. Cioè, un'identità che esiste prima ancora che ci sia. E oggi, secondo me, celebrare i 150 anni dell'unità li si celebra bene se si guarda domani, non soltanto a quello che è successo, occorre certamente ricordare, ma non è sufficiente. Ma è una storia che non può prescindere dai modelli, dai riferimenti. Ce ne sono tanti anche oggi, in tantissimi ambienti, in tantissimi ambiti. Pertini, De Gasperi, Aldo Moro, ma anche Totò, Alberto Sordi, cioè se ne potrebbero citare tantissimi. Rita Levi-Montalcini, lo stesso Benigni, il Presidente della Repubblica. Sono queste persone che sono garanzia di unità, perché grazie alle loro voci ci sentiamo tutti quanti un pochino fremere, ci sentiamo tutti quanti appartenere a un sistema. I modelli letterari, come dire, hanno un po' il vantaggio di sfruttare il canale che i poeti utilizzano, che è quello delle emozioni. Perché tutti provano emozioni, anche i non addetti ai lavori. Sentendo parlare di queste opere, prova emozioni e compartecipa alle vicende di cui si parla. Non è un caso che autori come Ariosto all'inizio del Cinquecento, dopo aver scritto la sua opera più famosa, l'Orlando Furioso, in una lingua ben diversa dal fiorentino illustre, abbia deciso di trasferirsi a Firenze, imparare la lingua di Firenze e riscrivere completamente la sua opera. Perché aveva capito, nel 1516, quando pubblica la prima edizione, che non l'avrebbe letta nessuno se fosse rimasta così. E la scrive nella lingua di Petrarca, di Dante, di Boccaccio. La stessa cosa fa Manzoni con I Promessi Sposi, con la famosa risciacquatura in Arno dei panni, quando dalla prima edizione del 27 la pubblica poi nel 40. Cioè l'Unità d'Italia c'era già, e fra l'altro Manzoni era poi anche presente come senatore a vita, quando il Parlamento nazionale si è riunito per la prima volta, così come c'era Giuseppe Verdi, un altro di questi nomi che accomuna senza dubbio. Quindi, ok, i modelli, occorrono però dei riferimenti nel passato, nel presente, abbiamo la fortuna di averne, nel presente che viviamo, ma anche nel passato immediatamente passato, dei riferimenti che ci aiutino a sentirci sempre di più uniti e
Ci sono anche dei monumenti che ricordano questa cosa, che ci ricordano questa appartenenza. Penso in particolare all'altare della patria, a Roma ad esempio, che magari a volte ci si passa la macchina da scrivere, tante cose, eccetera, però quello lì forse è racchiude un po' tutto quello che sta dietro alla storia dell'Italia risorgimentale e alla storia dell'Italia unita, perché lì, come si sa, c'è sepolto un soldato ignoto, morto durante la Prima Guerra Mondiale, che ha attraversato tutta l'Italia questo feretro, da Aquileia per arrivare a Roma, e nelle stazioni in cui passava c'erano tutti col tricolore ad accogliere questo passaggio, e che ha, come dire, tracciato un filo che univa un paese. E lì davanti adesso è l'altare della patria proprio per questo. E sotto a quel cavallo, che è al centro di quella struttura, ci sono le allegorie delle città capoluogo di tutta Italia. Quindi l'identità non solo nazionale ma anche locale, entrambe insieme, perché è giusto che ognuno porti il proprio pezzo di terra, il proprio pezzo di territorio, di patria che abita dentro se stesso, come è altrettanto giusto che si senta però parte di un insieme. Beatrice Sovracandidovel, cinta d'uliva, donna m'apparve, sotto verde manto, vestita di color di fiamma viva. Quindi il candido velo è bianco, l'abito di Beatrice è color della fiamma viva, quindi è rosso, ardente, e cinta d'uliva è verde. Ma per noi oggi è inevitabile questo richiamo, ed è anche affascinante, perché insomma alla fine, come ho detto all'inizio, senza dubbio quest'opera è stata una di quelle che ha contribuito a dare un'identità a questo paese, a dare un'identità, a far sentire tutti quanti, quelli che si riconoscono nelle emozioni, nelle vicende che quest'opera canta, a far sentire uniti. Ecco quindi il perché celebrare un anniversario di questo tipo. Celebrare quello che è stato, ma soprattutto riflettere su quello che è e su quello che di migliore potrebbe esserci.